Vogliamo essere uguali nei diritti. Siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, ma vogliamo uguali diritti. Questo marciare abbracciati vuol dire unità e forza, quindi oggi chiediamo al governo di approvare la legge subito sull'unione civile e chiediamo alla società rispetto per le nostre persone, per le nostre vite e per i nostri diritti. Basta gente, basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Questa è soltanto la prima delle tante iniziative che faremo, perché nel frattempo per noi non è cambiato nulla. Io ricordo l'8 luglio del 2000, sono passati 15 anni, qualcuno ci ha promesso che in 100 giorni avrebbe fatto la legge sulle unioni civili, sono passati ormai migliaia di giorni, ci hanno preso in giro e soprattutto ci stanno prendendo in giro adesso con questo falso dibattito sulla surrogacy e la stepchild adoption. Noi siamo qui a urlare per la libertà e per l'uguaglianza. È una battaglia di civiltà che finora ha escluso la nostra voce. Noi chiediamo pari diritti, chiediamo il matrimonio per tutte e tutti, chiediamo il riconoscimento della genitorialità delle famiglie omosessuali, diritti per i nostri figli e per le nostre figlie, chiediamo un'educazione pubblica e laica, una scuola in cui si possa fare educazione sessuale, in cui si possa fare educazione alle differenze, contrasto al bullismo. Conoscere la realtà è un diritto di tutti e tutte. Esistono le famiglie che non sono classiche, non esistono solamente le famiglie eterosessuali, esistono le famiglie monoparentali, esistono le famiglie ricomposte, esiste la diversità che è una libera espressione e che nella scuola deve essere valorizzata. SCOS è un'associazione di promozione sociale che si occupa a 360 gradi di promuovere le differenze e di combattere gli stereotipi, in particolar modo la rete Educare le Differenze, una rete che raccoglie più di 250 associazioni e che proprio vogliono costruire una nuova idea di società e di scuola dove ci sia il libero accesso per tutti e tutte di potersi esprimere e dove vi sia appunto una pedagogia, una promozione delle differenze all'interno della scuola, perché crediamo che la scuola pubblica questo debba valorizzare. La marcia di oggi è una marcia estesa a tutte le minoranze, non solo alla comunità LGBT ma anche per le donne, perché come abbiamo ricordato prima l'80% dei medici è un obiettore di coscienza e la donna non può decidere di abortire, anche per gli immigrati, è un po' per tutte le minoranze questa marcia, per liberare i diritti che sono tenuti in ostaggio. Che significa siamo incazzati? Perché io in questo paese posso sposarmi, ma è lo Stato a decidere con chi io possa farlo. E quindi se i diritti non sono uguali per tutti si chiamano privilegi. Io sono incazzato perché non ho i miei diritti, diritti che mi spettano dalla nascita.